Ah. E allora voi sareste pronti, eh? Quest'oggi ci imbruttiremo parlando del Summer Game Fest, signore e signori. Quindi buongiorno, questo venerdì di giugno, costellato da vento e calore, almeno qua al nord, e spero stiate passando una buona settimana. Perché io, in realtà, ho davvero un sacco di sonno. Quindi buongiorno, buongiorno a todos. Ed eccoci qua, vada 00 precisi, precisandros. Buongiorno, guardate, c'è pure questa velocità di esecuzione, quindi... Buenos dias, come state? Come la va? Buongiorno dal quel di Milano, con una temperatura gradevole. Oggi giorno mi sono svegliato alle... sarò state stamattina alle 6.40 e dopo aver fatto una colazione che implicava l'utilizzo di caffè e anacardi, mi ritrovo qua a condurre quest'oggi il TG Roble, perché parliamo di quello che è successo ieri. Ieri è stata una giornata interessante, signore e signori. Perché è stata interessante? Dato buongiorno a tutti, buongiorno, buonasera, buonanotte, buona mattina e buon Lanzarote a tutti. Perché ieri c'è stato non solo il Tarkov TV Podcast, che ho fatto un video stamattina sul mio canale dove ho fatto un recap di tutto quello che è successo ieri, ma c'è stato anche il Summer Game Fest. Questo è un periodo molto glorioso e gioioso per noi videogiocatori, perché finalmente, dopo un anno di tristezza immonda, annunci e rilanci, ritardi, finalmente abbiamo un mese in cui vediamo qualcosa di un pochino più concreto. Quindi quest'oggi parliamo di quello che è stato il buon Summer Game Fest. Vedo che c'è un secondo, scusate, il Camify qua che mi sta a fare il Camify di professione. Ma lo posso mettere il Camify tipo... cazzo, non c'ho spazio. Se sta qua davanti è un casino. Allora, scusate, ma io provo a mettere questo coupon. Ma porca eva, ma io non ho spazio qua. Ma Dio Bonino, ma dove cazzo lo metto? Ma se io lo riducessi posso farlo? Tipo faccio così. E... scusate, ma sono un po' confuso. Ok, se io faccio così e lo metto qua, magari... diventa più carino. Magari diventa più carino. Allora, oh, è arrivato l'hype train, ragazzi, dai, è così. Buongiorno. Allora, sì, perché ieri, ecco, c'è stato Summer Game Fest, stavo dicendo, grazie mille per l'hype train. Non so perché mi si sia chiusa qua la finestra delle informazioni, scusate, feed di attività, eccolo qui, ricompare, adesso ce l'abbiamo. Partito l'hype train, rinnovato Psyren, buongiorno, buongiorno a te. Cucu1970, che abbiamo avuto anche Timotrix, Kami9, a risalve Kami, Ryuzak, Merchuk e Puknauno. Ma che nomi creativi, signori. Quindi che è successo? Ieri c'è stato Summer Game Fest, che ha annunciato finalmente un po' di trailer, un po' più di ciccia dal punto di vista videoludico, dopo un'infinità di rilanci, annunci mancati, rinvii, Battlefield 2042, insomma, sono state finalmente un po' di dimostrazioni anche di giochi che attendiamo da un po', come anche Callisto Protocol, che speriamo sia, io prego, sia davvero buono, ma mi fido perché c'è dietro il team che ha sviluppato il primo Dead Space e non solo, quindi c'è veramente una struttura che ha voglia anche di riscatto dopo le manacce di EA, che ha portato la chiusura appunto di uno studio tempo fa, anche interessante ma soprattutto promettente. Fino a che ora sarà in live? Non lo so, di base la rassegna stampa del TG Roble può durare dall'oretta all'oretta e 20, dipende, comunque poi verrà ricaricato su YouTube, quindi non perdetevi il ricaricamento a 48 ore da qui come la settimana scorsa. Perché faccio questa edizione di TG Roble un po' più light, un po' più soft, ragazzi? Perché purtroppo c'è tanto lavoro, quindi ricavare un'oretta di tempo all'interno delle giornate per fare una live dove purtroppo non posso seguire magari le attività social, cliente eccetera, ovviamente quell'ora la devo poi recuperare fuori dalla live, quindi devo cercare di incastrare tutto, non avendo solo poi questo canale ma anche il mio da gestire, devo riuscire a ricavare lo spazio al meglio. Quindi quest'oretta serve un po' come un aggiornamento al mondo videoludico, al mondo di Twitch, rassegna stampa, novità, gossip, carinerie, cose belline. Comunque il Summer Game Fest è stato interessante, anche perché, vi dirò la verità, voi sapete, per chi mi conosce, per chi non mi conosce, io sono un fissato degli FPS, sono un amante degli FPS, un portatore sano di Tarkov, ma è stato annunciato a Summer Game Fest un gioco che io attendevo e tuttora attendo dal 2017. Finalmente l'abbiamo visto con un po' più di azione, e parlo di Witchfire, che
Praticamente immaginate di mischiare l'ambientazione della magia fantasy con i pirati, quindi questa sorta di mondo dei conquistadores così in prima persona alla Destiny 2. Quindi abbiamo magia, pirati, mistero e soprattutto le mani sapienti dei creatori di... Hai detto pirati? Sì, e appare Luca. Ma vuole una birra? No, ne ho già bevuta abbastanza. Va bene, allora a posto così. Qua... Un saluto festoso a tutti, ma, ti lascio fare. Ma Luca, ma tu hai visto che esce Witchfire? Io non ho visto un cazzo. Ma no, ma questa è una cosa da comunisti. Witchfire io, è... Io continuo a vedere tipo esce il trailer e dico no, meglio se non lo vedo. E non è Obi-Wan? Guarda, dopo aver quasi visto il trailer di Prey... L'ho visto. No, no. Nessuno l'aveva chiesto, nessuno lo voleva. 20th Century Fox, smettete. Eppure Prey sembra essere più promettente anche del, cioè, dell'ultimo film di Predator. È meglio già di base proprio. Che l'ultimo film di Predator, dai, non be- cioè Predators. Bello. No, Predators è anche bellino. Predators. Vedendo l'ultimo, Predators diventa carino, quello con Adrian Brody, Mr. Nasola. Ho capito, ma non puoi fare, cioè non funziona. Lo so, però... Che tu guardi l'Hobbit e dici che è sta merda. Guardi la desolazione di Smaug e dici... Vabbè poi non è così male, lo so. Guardi la battaglia delle cinque armate e dici, beh, anche la desolazione di Smaug non era poi così male. Ma com'è possibile che ci stai impegnando? Ma è questo a cui puntano mai gli sviluppatori. Cioè, ti fanno dei giochi sempre più di merda affinché tu apprezzi i giochi precedenti. Prendi ad esempio Battlefront 1, uscito nel 2015. Se lo guardi oggi è un cazzo di capolavoro, perché siamo abituati alla merda di adesso. Vero. E quindi, non lo so. Dici che è per questo che il retro gaming sta tornando di moda? Ma a sto punto sì. Che cazzo è caduto? È caduto un evidenziatore. Com'è possibile, scusa? Ma perché mi sono appoggiato? Ho capito, ma era proprio in bilico. Ci sono i fantasmi, il fantasma del Simone capito, passato. Dai, ti lascio, Benson. Ti lascio ti girobare. Va bene. Mi fai un colpo di telefono, paghiamo due fatture e andiamo. Ok, va bene, dai, organizziamo due fatture. Stavo dicendo comunque che Witchfire è stato creato dalle mani sapienti degli stessi creatori di Vanishing of Ethan Carter e What Remains of Edith Finch. Se non avete mai giocato a questi due giochi, vi state precludendo delle esperienze reali, perché sia Vanishing of Ethan Carter che What Remains of Edith Finch sono delle avventure in prima persona che fanno della, cioè, qual è l'arte di questi due giochi? L'aspetto estetico, perché sono di una bellezza, proprio di una profondità visiva, di una qualità, di una scelta artistica, madonna ragazzi, proprio da schiaffi sulle chiappe. E quindi il team dietro questi giochi ha creato appunto Witchfire. Pertanto, qual era, dove stava il mio hype? Nel sapere che Witchfire sarebbe stato appunto un gioco con un'ambientazione, non dico originalissimissimissima, però nelle mani di questi sviluppatori sarebbe stato qualcosa di fantastico. E infatti ad oggi, dal 2017, quindi sono passati 5 anni, non abbiamo avuto un downgrade grafico, ma addirittura un miglioramento e delle promesse mantenute, perché una delle cose buone che stanno facendo questi ragazzi, un po' come sta facendo il creatore di Road to Vostok, è tenere aggiornati gli utenti con dei video che mostrano come funzionano le armi, eccetera. La cosa che mi intriga però, come appunto anche altri giochi che si stanno sviluppando, ce n'è uno di cui non ricordo il nome, un gioco ambientato in una sorta di mondo alla Stalker, mi sfugge adesso il titolo, adesso lo cercherò comunque, ve lo mostrerò, è il fatto che sia un gioco alla Destiny 2, cioè alla Destiny in generale. Quindi è un MMORPG a tema a magia, pirati, maledizioni, stregoni, una sorta di fantasy di questo tipo. E il fatto che sia un MMORPG da un lato mi fa sperare, perché io vi dirò la verità, io ho un sacco di ore su Destiny 2, non tante come i veri nerd, però ogni tanto ho il piacere di rigettarmi all'interno di Destiny 2 e perdermi lì per un bel po' di sessioni. Quindi spero in Witchfire una sorta di revamp di questa fiamma, di questo amore per un genere che comunque a mio avviso è sottovalutato, ma soprattutto non è affrontato abbastanza, perché sono tutti fissati con gli MMORPG, che ovviamente sono un po' più nell'immaginario collettivo, però ci vuole un po' di coraggio a fare degli MMORPG. Quindi se Witchfire riesce a prendere quella fetta di mercato che tutt'oggi è conquistata e tenuta da un Destiny 2, da un Warframe, io sono ben felice di gettarmi all'interno di un mondo fantasy così particolare. Quindi sinceramente
È una cosa figa. Ah sì, inoltre avete visto le nuove emote, ragazzi, puoi fare un post su Instagram. Ieri Gian Andrea le ha caricate qua sul canale. E ringraziamo Tia Black Raven che si è prodigata a generare queste fantastiche emote nuove. Potete usarle, tra cui ci sono anche per i follower invece delle emote con della generazione precedente sono finalmente disponibili. Ma le nuove emote per gli abbonati sono davvero carine e a questo giro non ci sono personaggi, siamo proprio noi. Ci sono anch'io con una faccia di disappunto totale, quindi... Ciao Fraul, grazie mille, benvenuto sul canale. E quindi ci abbiamo Live Train, completamente Live Train livello 1, grazie a tutti quanti per i sub, ragazzi. Quindi eccoci qua, queste nuove emote, spammatele come se non ci fosse un domani. Benvenuti a tutti e anche soprattutto ai nuovi arrivati, ragazzi. Quindi Witchfire, a mio avviso, è un gioco da tenere d'occhio, perché vabbè, io sarò un amante degli FPS, sarò un amante dei misteri, ma soprattutto dell'arte artisticamente, figamente grafico, tuttavia mi ispira perché è dal 2017 che lo seguo e così via. Ma questo Summer Game Fest è stato caratterizzato anche da altri trailer, da altre presentazioni. Mi spiace solo che io sono purtroppo un po' contrario a quando all'interno di queste presentazioni vengono annunciati i developer diary, no? I developer diary tipo Marvel Midnight Sun, se non sbaglio, una roba del genere, Midnight Sun, qualcosa del genere, che purtroppo non ha ancora mostrato nulla, tutti gli effetti, se no dei modelli 3D con una presentazione. Abbiamo visto Venom, abbiamo visto Spider-Man, abbiamo visto qualcosa con anche le contrapposizioni dei villain, insomma, solo che vorrei vedere qualcosa di un po' più corposo. Sono anche curioso di vedere cosa sarà di Wolverine, sviluppato, se non sbaglio, da Rocksteady, no? Dagli stessi di Arkham, se non ricordo male, o no, sto dicendo una cavolata. No, perché allora... Wolverine non ricordo da chi dovrebbe essere sviluppato, ragazzi, aiutatemi, perché è stato solo annunciato con un logo, mi pare, una scena. Però non ricordo se è dagli stessi sviluppatori di Arkham o di Suicide Squad, non vorrei dire fesserie. Cult of Lamb? LOL. Ciao, salvo, ciao ragazzi. Quindi, altri giochi sono stati ovviamente mostrati, Summer Game Fest, di Insomniac, giusto, scusami, Re Giorgio, ovvero sono gli stessi sviluppatori di Spider-Man. Cosa è stato anche annunciato? Finalmente è stato mostrato, e qua devo fare un mea culpa, è stato mostrato anche il gameplay di Call of Duty Modern Warfare 2, nuova installazione di Infinity Ward dopo il primo Modern Warfare del 2019, annunciato, ma poi spostato di un anno dopo, diciamo, il fallimento di Vanguard, che non è piaciuto a nessuno. E io devo dirvi la verità, quando ho visto il trailer di presentazione di Modern Warfare 2, che era proprio il trailer di lancio del gioco, non di gameplay, attenzione, ma di lancio con le cutscene, sono rimasto un po' stranito, perché a tutti gli effetti c'erano dei momenti in cui i personaggi erano veramente a bassa risoluzione, cioè erano proprio brutti, 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 brutti. Ieri è stato mostrato a Summer Game Fest finalmente il primo gameplay a tutti gli effetti, ambientato su una stazione petrolifera, sotto la pioggia, eccetera. Devo dirvi la verità, questo nuovo motore grafico del gioco che presenta anche con sé, non è solo un motore che pompa la grafica, ma è veramente un nuovo motore di gioco a tutto tondo, quindi presenta anche nuove caratteristiche come la fisica, la dinamica, i corpi, i pesi, la balistica, eccetera. Sembra veramente fenomenale. Abbiamo visto in azione, infatti, non solo il comportamento, proprio del gameplay in prima persona, e mostrava anche l'utilizzo di un vector silenziato appunto dal nostro operatore, ma abbiamo visto anche i comportamenti di quello che è l'ambiente circostante, quindi il meteo che ci mostra la pioggia, il comportamento fisico del clothing, i vestiti, si vede a un certo punto appunto un telo che viene strappato, vola via. Abbiamo visto il comportamento dei container all'interno della seconda sessione appunto della stessa mappa, che è praticamente confermato da parte degli sviluppatori, che i container si muovono poiché le onde che muovono la nave influenzano il comportamento, la fisica e il peso dei container stessi. Quindi potremo creare delle situazioni in cui possiamo essere schiacciati o schiacciare i nemici proprio per la mobilità della fisica, che collabora con quello che è il gameplay. Quindi nel momento in cui abbiamo la nave che si muove, i container si muovono non perché sono scriptati, ma perché a tutti gli effetti la fisica della nave porta il movimento basandosi sul peso. Ottimo anche il comparto sonoro di Modern Warfare 2, che a quanto pare ha subito in maniera molto positiva lo stesso style e il restyle approfondito da parte degli sviluppatori del comparto sonoro del primo Modern Warfare. Ricordiamo che Modern Warfare 2019 ha anche vinto un premio per quanto riguarda il reparto audio. Io, per chi lo sa, vengo dal mondo della registrazione audio, quindi lavoravo in uno studio di registrazione, e sentire questa bontà dal punto di vista
della profondità audio mi riempie il cuore di gioia, perché a tutti gli effetti, se c'è una cosa che oggi Modern Warfare in generale dal 2019 in poi è riuscito a fare, è stato settare un nuovo standard, abbattendo addirittura la bontà immersiva di quello che era Battlefield da Bad Company 2 in poi, cosa che poi si è persa totalmente in Battlefield 2042. Una cosa che posso dirvi, se volete immergervi all'interno di scenari di guerra in maniera veramente molto viva, vi consiglio due giochi, oltre ovviamente a Modern Warfare, che è ovviamente più arcade. Insurgency Sandstorm è un gioco veramente fenomenale, si sposa a metà strada tra Squad, che è ovviamente una cosa un po' più tattica, un po' più approfondita da giocare con gli amici, anche se un pochino meno di arma a livello di fissazione con il realismo, e l'altro gioco, Insurgency Sandstorm, oltre adesso, è Hell Let Loose, che è ambientato durante la Seconda Guerra Mondiale. Quindi, se non volete avere l'esperienza di Squad con Postscriptum, che è esattamente Squad nella Seconda Guerra Mondiale, potete andare con questi due giochi, Insurgency Sandstorm e Hell Let Loose. Perché vi consiglio questi due giochi? Anche perché si sono stati rilasciati per console. Sono graficamente estremamente godibili, sono giocabili su console, sono dei giochi che fanno dell'immersività video e audio veramente un fiore all'occhiello, e vi straconsiglio di giocarli se siete degli appassionati degli FPS, se volete quella sprizzata di tatticità, e nel caso di Let Loose, se amate l'utilizzo anche di veicoli e collaborare con gli amici. Quindi se volete fare una tank crew e comandare un carro armato, che sia su un Panzer, un Tiger, uno Sherman, quello che è, potete farlo appunto in gruppo, se avete degli amici belli che sgamati. Comunque, buongiorno anche a tutti quelli che stanno arrivando adesso, tra Lucky Surprise, Creepy Joe, buongiorno, esattamente, io che ho fatto l'abbonamento poc'anzi, perché devo sorbirmi 5 pubblicità comunque? Perché probabilmente devi refreshare, petto di tacchino. Sperando riprendano bene quello che dai, scombatto vi ha lasciato indietro. Sì, arrivo anche a Battlefield, perché nella giornata del Summer Game Fest, se non sbaglio proprio ieri, c'è stato il lancio di Battlefield 2042 Zero Hour. Per tutti gli amanti degli FPS non è stato un momento così positivo quello di Battlefield, perché il rilascio della prima season a 7-8 mesi di ritardo, diciamo, da quello che sarebbe dovuto essere il vero e proprio soccorso della serie, Battlefield Zero Hour non aggiunge nulla di che a quello che è già, diciamo, la richiesta di aiuto che ha dovuto praticamente vivere questo gioco. Scusate, devo un attimino riassettare qua il Camify, perché non vorrei che diventasse troppo bruttino. Ve lo lascio così, perché abbiamo attualmente lo sponsor in ballo. Fatemi fare sta cosa. No, sbagliato. Ma perché questa cosa è così? No! Ok. No, non lo tocco più. E un'altra cosa appunto che volevo dirvi, intanto poi ecco ragazzi, se avete delle domande interessanti, cioè se avete delle domande curiose eccetera, ditelo, perché vi metto in sovraimpressione così le analizziamo. Quindi scrivete proprio una bella domanda interessante di curiosità eccetera, se lo fate qua in chat, io poi vi evidenzio che ho qua praticamente la feature chat, che è una cosa che mi piace tanto, quindi potete usarla. Allora, io sono uno degli admin fondatori del community ufficiale di Let Loose Italia, vi aspettiamo, grande, sta ottimo, gran bel gioco, soprattutto dal punto di vista dell'immersività, ragazzi, è veramente tanta roba. Comunque sì, per quanto riguarda Battlefield Zero Hour, che cosa ha portato questo Battlefield Zero Hour? Sì, parla del lancio della prima season, anche cambiato l'estetica, tutto tendente al giallo-arancione, proprio come tema. Aggiunge una nuova mappa ambientata in Canada, con una grossa verticalità, e ovviamente boschi canadesi, montagne, strutture, eccetera. Purtroppo, a mio avviso, ancora troppo estremamente pulite per quello che dovrebbe rappresentare un mondo ormai corroso anche dalla bancarotta, dalla distruzione, dalla fame. Presenta due nuovi elicotteri stealth per entrambe le fazioni, mi pare tre armi nuove, tra cui una balestra, che dovrebbe essere sinceramente un'arma più da season finale prima di passare al nuovo gioco, un lanciagranate fumogeno, che sinceramente non ne vedo l'utilizzo, e se non sbaglio una nuova mitragliatrice, adesso non ricordo esattamente, un nuovo operatore, che è una tizia che ha un lanciamissili con praticamente un missile guidato. E poco altro, ragazzi, non c'è granché. Viene presentato anche il nuovo Battle Pass all'interno, perché ovviamente sapete che c'è, non solo tratto male gli utenti, ma gli faccio anche pagare un Battle Pass. Però non c'è nulla di, diciamo, potente che faccia dire wow, ha senso acquistare la nuova season, diciamo la prima season. Sapete, a quest'ora, a 7 mesi di distanza, per gli scorsi Battlefield come il 3 e il 4 erano già usciti 2-3 DLC, se non sbaglio era proprio Second Assault usciva per Battlefield 4, se non ricordo male.
Allora, vediamo un po' che cosa succede. Ecco, qua c'è una bella domanda da parte di Rick Bivern. Cosa rende questo nuovo motore grafico, l'Unreal Engine 5, così diverso dagli altri? Allora, l'Unreal Engine 5 attualmente è un motore che, vabbè, non lo ritroviamo ovviamente né in Battlefield né in titoli che comunque esulano da dal mondo Epic, perché l'Unreal Engine 5 verrà utilizzato per il nuovo capitolo di The Witcher e, se non ricordo male, non vorrei dire cavolato, dovrebbe essere usato anche per il nuovo Dragon Age, perché mi pare che Dragon Age ha rinunciato all'utilizzo del Frostbite. L'Unreal Engine 5 perché è così ambito, così piace così tanto? È stato anche l'ancora di salvezza per The Day Before, prima di essere linciato dal pubblico, diciamo, nella scoperta che in realtà il gioco non esiste, a mio avviso. L'Unreal Engine 5 è ottimo perché è un motore che è stato creato per venire incontro agli sviluppatori. È stato un motore che all'interno ha già la base, proprio senza dover mettere eccessivamente mano a quelle che sono gli asset appunto del gioco, ha già dei sistemi che permettono di gettare le basi di uno sviluppo di un ambiente 3D che non richiede eccessivo approfondimento dal punto di vista anche della programmazione, o comunque sia della modellazione, della richiesta di creare all'interno di esso dei comandi che permettono di generare, che so, ambienti, movimenti del personaggio, della mesh, riflessi, shader, cose del genere. Unreal Engine 5 parte già con una base veramente veramente ottima, ma poi permette anche una importazione user friendly dai vecchi Unreal. Si spera, ad esempio, per lo Stark, faccio l'esempio di un gioco comunque abbastanza recente per il mercato europeo, di passare dall'Unreal Engine 3, perché sì, lo Stark è ancora su Unreal Engine 3, all'Unreal Engine 4. E alla domanda agli sviluppatori se si sarebbe passato all'Unreal Engine 5 direttamente, hanno risposto che c'è bisogno prima di sistemare il titolo, perché lo Stark, per quanto possa sembrare semplice, in realtà è un gioco con una enorme mole di mesh, enorme mole potenziale anche di problematiche. Quindi Unreal Engine 5 attualmente permette agli sviluppatori di doversi curare principalmente dell'aspetto di creazione del mondo, del world building, più che di quello di, come posso dire, cura del dettaglio nel back-end. Certo, quello ovviamente è fondamentale, ma credo che questi esempi comunque di bellezza, di bontà grafica, di sviluppo li vedremo meglio affrontati con i titoli che sfrutteranno appieno l'Unreal Engine 5. Un'altra cosa che un'altra cosa, l'Unreal Engine 5, ricordatevi che non verrà utilizzato appieno come i reel, come le tech demo. Non verrà mai usato così, a meno che ovviamente non ci siano delle produzioni come ad esempio The Mandalorian. The Mandalorian usa la Unreal Engine 5 per gli ambienti, ma così anche tanti nuovi film, tante nuove serie TV. Tutte le serie TV che vedete ad esempio dalla Disney, come Mandalorian, Boba Fett, eccetera, utilizzano la Unreal Engine 5 con delle tecnologie collegate alle telecamere che permettono di ruotare in maniera realistica lo sfondo intorno. Quindi cosa succede? Ci sta la scena che viene girata all'interno magari di un hangar con tutti i teli verdi intorno, questi teli verdi proiettano l'ambiente basando appunto la distanza del soggetto all'interno, la distanza della camera, l'ottica, eccetera, in tempo reale quello che succede intorno. Quindi l'Unreal Engine 5 lo vedrete utilizzato molto di più, in maniera più approfondita, nelle film e serie TV che nei videogiochi. Se voi oggi vi recuperate la tech demo dell'Unreal Engine 3, parliamo quindi di una cosa uscita nel 2011, nemmeno mi sa, oggigiorno se guardate la tech demo non abbiamo ancora quel livello di dettaglio utilizzato all'interno dei videogiochi in maniera persistente. Forse qualcosina, ma parlando proprio di Unreal Engine, raramente vediamo quell'utilizzo così approfondito del gioco, cioè del motore di gioco. Schermi LED? Ah, ok, giusto, Toplin, usano gli schermi LED, è vero, hanno le aree così. Non è con questi enormi schermi, no, mi ricordavo fossero i green screen perché avevo visto anche delle scene. E quindi l'Unreal Engine 5 lo vedremo utilizzato a fondo magari in tech demo, oppure in titoli come Atomic Heart, che io ancora non ho capito se esiste o meno sto gioco. Ci speriamo tutti che non sia una ciofeca o anch'esso un videogioco mascherato, appunto, no, una tech demo mascherata da videogioco. Speriamo, che Atomic Heart è uno di quei giochi che tengo d'occhio, che ancora mostrano trailer ma che a tutti gli effetti non abbiamo ancora avuto modo di provare qualcosa di effettivo. Io non mi fido dei finti gameplay renderizzati, insomma. Sì, è esattamente l'Atomic Heart di Schrödinger, comunque. Allora, vediamo un po' una domanda. Allora. Annunciato qualcosa? Ok, Marche ci fa una domanda interessante. Che ci richiede
EA ha annunciato qualcosa riguardo Dragon Age perché ho moltissima paura da fan della serie. Allora, mi pare che il nuovo Dragon Age, se non sbaglio, adesso lo vediamo un po'. Dragon Age è stato annunciato con un... Allora, non abbiamo ancora visto granché. C'è l'annuncio ufficiale, se non sbaglio, da parte di... Allora, vediamo sul sito di multiplayer un attimino che vi... Dammi navigazione. Ta-da-dam. Se non sbaglio, io devo tenere l'audio sempre, ragazzi, purtroppo devo vedere questi video qua mutati, perché altrimenti mi arrivano i copyright, cioè i copyright, cioè mi arrivano le corrispondenze di copyright, e poi per togliere in post-produzione prima di pubblicare il video, ahimè, ci metto una vita, quindi devo a tutti i costi aspettare o mettervi l'audio basso, 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 o levarlo. Questo è l'annuncio di Dragon Age Dreadwolf, che è stato... mostrato nemmeno quanti giorni fa, aspettate, perché non è stato mostrato ieri, il 2 giugno è stato mostrato. Poca roba, ovviamente, perché a tutti gli effetti noi di Dragon Age non abbiamo granché ancora, abbiamo solo dei questi trailer, in precedenza abbiamo visto un logo con il viola, insomma, ok, il colore viola qua abbiamo capito che sarà padrone del nuovo Dragon Age, ma a tutti gli effetti, come al solito, non stiamo vedendo granché. Dovrebbero aver abbandonato l'utilizzo del Frostbite Engine, quindi quella può essere una buona notizia, perché il Frostbite Engine, che è il motore su cui girano ormai tutti i titoli EA forzatamente, ci ha girato Need for Speed, ci hanno girato Anthem, ci hanno girato appunto il vecchio Dragon Age, ci gira appunto Battlefield, e non è apprezzato dagli sviluppatori. È un motore di gioco che non è, oh no, Solas, che non è apprezzato perché è estremamente difficile da comprendere, da programmare, e se tu non sei il creatore stesso del motore di gioco, ok, non riesci a utilizzarlo decentemente. Quindi, se non sbaglio, Dragon Age dovrebbe essere nuovo in sviluppo sull'Unreal Engine. Ah, ok, finalmente vediamo. Madonna mia, però sono bruttini. È davvero Dragon Age nuovo questo? No. O è vecchio? Sapete che non mi ricordo quella cazzina. Quindi, non so che cosa aspettarmi. Spero che BioWare stia facendo dei passi nella direzione di redimersi da quello che è stato Anthem. Anthem purtroppo è stato veramente un fallimento sotto tanti punti di vista, ragazzi. E la cosa mi spaventa un poco, sinceramente. Tutti che poi ci hanno lavorato ai vecchi giochi vi spaventano a morire, sì. Quello dove parla... Ah, ok, che era Inquisition, allora, sì. Non mi ricordavo quella cutscene, perché, minchia, ragazzi, io ho giocato Inquisition nel... Quando era uscito? 2016? 2000... No, a cavallo tra 2014-2015, mi sa. E cercano gente con questi cambi continui di personale, non... Mamma mia, stanno nuovamente cercando gente. Pertanto, ecco, l'unica cosa che abbiamo capito di Dreadwolf, ragazzi, è che è viola, ok? Quindi questo, su questo ci siamo arrivati, abbiamo capito che è viola, e questo è quello che ci può interessare da un punto di vista della situazione. Altro annuncio interessante, a mio avviso, è stato l'aver mostrato Last of Us Parte 1, quindi il remaster remake, che poi non è un remake a tutto tondo, ma a quanto pare dovrebbe essere un revamp grafico fatto ground up, un po' come hanno fatto con Crash Bandicoot, come hanno fatto con Resident Evil 2, che quindi cosa fa? Ricostruisce The Last of Us 1 con però la potenza del motore di Last of Us Parte 2, in modo tale da creare coerenza, e coloro che non hanno giocato Last of Us Parte 1, perché a tutti gli effetti, ragazzi, a parte la remaster della come si chiama, della PlayStation 4, Last of Us è vecchiotto, è stato il canto del cigno della PlayStation 3, quindi in realtà c'è gente che probabilmente Last of Us 1 non l'ha mai giocato. Quindi il fatto di fare Last of Us Parte 1 completamente ricostruito ground up, secondo me è stata una mossa buona, per quanto non mi piaccia il fatto che venga messo in vendita a $70, questo secondo me è un po' accattone, grazie Giorgio della sub, e che almeno possono dare coerenza estetica per coloro che vogliono bingiare Last of Us nella sua totalità, quindi Parte 1 e Parte 2. Interessante, perché giustamente Last of Us Parte 2, che nasce tra PS4 e PS5, insomma, va, e comunque c'è bisogno di capire che cosa è successo prima. 79 per essere precisi, ok, quindi sono ufficialmente entrati tutti nell'idea che i giochi nuovi devono costare così, perché anche Modern Warfare 2 è stato annunciato a $80. A mio avviso i prezzi di questa nuova generazione sono ingiustificati, sono un po' l'ennesima inculata per i videogiocatori dopo il rilascio di Battle Pass DLC, il tentato e fallito
tentativo degli NFT, cosa io condanno a morte gli NFT nei videogiochi, non voglio mai vederli, mannaggia coloro che tentano di supportare sta roba e scamano gli utenti. Sinceramente, $80, 80 euro per le versioni base del gioco potrebbero giustificare agli sviluppatori poi fare edizioni deluxe a 130, 140, 180 euro in futuro, che sinceramente. Ma GTA 5 che è uscito per la PS3, PS4 e PS5, sì, però GTA 5 dalla sua, ragazzi, non ha un competitor, cioè dove GTA 5 non ha competitor, e questo è il fatto. GTA 5 non ha avuto dal 2013 ad oggi un competitor che potesse scalzare la sua egemonia. Dove sta? Non c'è. Quindi cosa ha fatto Rockstar? Ci sono solo io sul mercato, faccio quello che voglio. Last of Us deve ancora finirlo. Mi sembra già molto inutile di per sé, un code all'anno non può essere sinonimo di qualità. E il fatto che però Modern Warfare 2 esce con la fattura di Infinity Ward. E cosa conterrà però Modern Warfare 2? Intanto ha avuto anni dal 2019 al 2022 per essere sviluppato. Anche se in realtà i lavori sotto codename sono iniziati da prima. Infinity Ward è abbastanza una garanzia per quanto riguarda lo sviluppo di questi giochi. E la cosa buona, che almeno hanno fatto una missione di colpa. Scusate, mi sto asciugando, ragazzi, sto morendo di sete. Per rispondere a Dade Vesna, questo ci tengo perché magari vi do qualche spunto per ragionare su sta cosa qua. Modern Warfare 2 uscirà intanto con delle scuse che hanno già fatto, con un nuovo motore di gioco, completamente nuovo, finalmente dopo 30 anni praticamente. E ci sarà all'interno Warzone 2. Quindi non sarà un'espansione, ma sarà letteralmente un nuovo gioco, cioè Warzone 2 sarà l'inizio di una cosa nuova, che verrà presentato probabilmente a dicembre, e la modalità DMZ. Perché mi interessa? Perché DMZ, a quanto pare, verrà rilasciata in beta, quindi sarà un tentativo, ma sarà costruita insieme al gioco, sarà letteralmente il loro modo di vedere da parte di Infinity Ward Escape from Tarkov. Quindi entri in mappa, giochi contro altri giocatori, contro ambiente, se muori perdi l'equipaggiamento, ci sarà del loot, delle attività da fare, e probabilmente utilizzeranno la mappa di Warzone 2 per questa modalità. Perché mi interessa? Perché sarebbe la prima volta che una casa di sviluppo AAA è così immessa nel mercato, non più fuori dai radar come Crytek con Ant Showdown, si infilerà in questo mercato del looter shooter PvPvE. Quindi fare una sorta di mettere un po' il pepe al culo, ok, agli sviluppatori indipendenti, e soprattutto prendere quello che è stato il posto lasciato vacante da Hazard Zone di Battlefield 2042, che hanno dichiarato già essere fallito, è interessante perché vorrei vedere poi cosa accadrà, quello che è il panorama. Il tentativo di DMZ è quello di cercare di mettere un pochino più di varietà sul piatto a tutti gli amanti del Battle Royale. Battle Royale che ormai esiste, ragazzi, come modalità dal 2016, quindi nasce come mod da DayZ, H1Z1, WorldZ, si infila, crea comunque, gli sviluppatori creano appunto, PUBG e così via. Insomma, la Battle Royale ormai esiste da 5-6 anni, quindi si sta cercando un pochino di svecchiare. Ma questo è arrivato il momento di spammarvi un po' di prodotti, quindi con la birra di Intel, ragazzi, non si sbaglia. No, no, a parte tutto, volevo fare un annuncio così, proprio de botto. C'è arrivata la demo, questa non so se l'avete, vediamo un po' se riesco a farvela vedere qua, ok. È arrivata qui la demo del diario di bordo per tutti coloro che hanno partecipato al Kickstarter, ok? Cioè tutti coloro che hanno preso il pledge del diario di bordo. Questo diario di bordo, ok, e H1Z1 è stato un mega fallimento, sì, perché adesso è un gioco di zombie. Questo diario di bordo praticamente contiene tutte le vicende del HMATG. Questo per coloro che hanno preso appunto questo perk sul Kickstarter, vi arriverà la storia di Intel con le immagini, le storie, le testimonianze, le avventure lustastre, eccetera, le avventure nuove, navigabili e compagnia. Quindi questo finalmente vediamo la luce. Verrà stampato in circa, se non ricordo, 1700 copie per coloro che hanno partecipato a Kickstarter. Guardate che belli che siamo. Madonna, questa foto qua l'ho fatta durante il mio compleanno nel gennaio 2020, prima della pandemia, ragazzi. Siamo andati a portare in giro il lama, rendetevi conto. Quindi, questa roba qua verrà data ai ragazzi che hanno partecipato a Kickstarter, che ci hanno supportato, e sono molto contento. Starà messa in vendita a breve la borraccia di Intel, questo è il prototipo, in realtà il logo sarà più grande, quindi queste sono arrivate, verranno messe in vendita, mentre per coloro che sono dei bravi
fortunati avventurieri. Questo zaino invece, il nostro zaino, con dentro anche addirittura, ragazzi, vi sto a dire una cosa, proprio c'è un cavo USB per la ricarica qua dentro. Ce ne sono ancora una decina di copie, una decina di modelli in vendita sul sito di Fantasia Store, quindi andate a recuperarvelo. Ne stanno arrivando altri, quindi coloro che sono appassionati a questo zaino molto bl, molto, molto ebl, potete prendervelo sul sito di Fantasia Store. Madonna, ragazzi, ci sta un decchilico. 1490 euro. Fai fatica a crederci? Farei fatica anch'io. Comunque, questo, ecco. Farei fatica anch'io. 1490 euro. La borraccia non lo so, non lo so quanto costerà. Però la cosa figa di sta borraccia, perché adesso non so, me lo devono dire, è che c'è il filtro per il tè. Cioè, se voi volete mettere dentro le foglie, avete il filtro, Stainless steel, mantiene la temperatura, ragazzi. Bambù esterno, acciaio all'interno, 18 carati, filtro per bevande con le erbe. Non lo so, non so se verrà 34,90 o 30 euro, non ho idea. Dipende dallo store. E voi direte, ma perché i prezzi sono così? Perché purtroppo non dipendono da noi, dipende dalla fantastica Italia che ha il carico dell'IVA e delle percentuali di costi di trasporto. Mannaggia. Perché fosse per me, io sta roba qua la venderei a 15 euro, Cristo. Quanto contiene? Sono circa 600 ml, da, se non sbaglio 550 o 600 ml questa qua dovrebbe essere. Brocco boccali Mintail, mi piacerebbe, ho chiesto qualcosa per i boccali, perché ce ne sta uno, non lo vedete, voi ce n'è uno di là, aspettate che lo prendo. Ah! Ci sono questi modelli qua, che sono tipo molto fichi perché hanno anche l'interno in metallo per mantenere la temperatura. Però devo capire la fattibilità, ragazzi. Devo capire la fattibilità perché devo sentire i fornitori per sta roba. Mi piacerebbe farli questi personalizzati, magari con logo o qualcosa di particolare. Però la birra sono scomodi da portare, se avevi proprio uno zaino, è vero. Oppure puoi prendere il boccale così, metti la birra nel boccale, ok, tutta proprio, e poi prendi lo zaino e ce la metti nello zaino. Comunque no, a parte tutto, so che questo era un momento marchetta, però vabbè, in generale mi piace aggiornarvi anche su quello che sta succedendo nel backstage e farvi vedere quindi che siamo vivi, si sta a fare queste cose qua. 1 milione di euro, ciao Baldo, come stai? Come state ragazzi? Ben arrivati a todos. Comunque, che stavo a dire? Non mi ricordo più. No, stavamo a parlare praticamente di Modern Warfare, no? Per quanto riguarda le attività che stanno proponendo questo nuovo titolo. Quindi no, la modalità DMZ mi interessa perché dopo tutto questo avvento del Battle Royale infinito, questa... Ciao Crotalus 98, bella lì. In questo minuto, 20 mesi, madonna, quanto sei Crotalus. Quindi la modalità di DMZ mi interessa personalmente, ma anche per cercare di capire che cosa può succedere sul mercato, se c'è un interesse su larga scala di quella che può essere una modalità looter shooter PvPvE, quindi sia contro giocatori che contro comunque NPC, roba del genere. Tenete a disposizione anche i portadadi in legno con logo che usate durante le live. Abbiamo dei portadadi in legno. Non ho mai... Quali portadadi in legno? Scusa. Io non lo so. No, che cosa? No, sbagliato, spam. Ok, questo. Però può essere anche il boccalello di litri per i veri orchi, vero? Vero, vero. Abbiamo visto prima una guerra in Europa, una pandemia globale e Trump presidente prima di vedere COD cambiare motore grafico. È vero? Vero Matteo? Li avete. Che cazzo? Luca! Luca? No, no, vai, domanda. Ho una domanda. E la sottolineeremo. Non posso essere veloce. Allora, ho una domanda a cui io non so rispondere. Allora, Nero chiede: ma metterete a disposizione anche i portadadi in legno col logo che usate? Quali sono i portadadi in legno col logo? Ma quello è Gabriel, ok. Quali sono? Sono questo? No! Ma non li abbiamo? Hai proprio capito che vuol dire? Lanciadadi! Ma no, ma questo, ma è un suppellettile in bassa risoluzione questo. Ma questi non sono dei portadadi. Sono dei
sono dei poggia Gesù Cristi. Sono, non... Però magari non escluderei il fatto che potremmo farne in modo da... Ah, boh, non lo so, questo qua attualmente lo puoi usare per poggiarci questo boccale. Comodo! Okay. Comodo, molto comodo. Sì. No, però, prego. Vai, no, scusi. Quindi li avete, infatti mi hanno detto, io sono comunque stupendi. Mazzo e dubbi ci sta. 2023, comunque. Sempre ammazzo e mi metti, li venderemo. Prossimo Kickstarter, ok, bello il poggia Gesù, va bene. Quelli sono in cuoio. No, ma quelli del Kickstarter sono un'altra roba. Quelli arrivano a quelli che hanno preso i perk del Kickstarter. Ragazzi, è complesso. Complesso perché io non mi ricordo le cose. Sono una persona... È difficile. Ancora per gusto la terza campagna lunga di Intel, masterata da Andros, con cotanta cultura fantascientifica, spero una storia molto alla Mass Effect. Ma io credo che Andros possa fare una campagna su Super Mario World, però... Meme di Pingu sul poggia boccale. Mokmo! Avete pensato ad una borsa tracolla con lo stesso stile dello zaino? Allora, se mi dai un secondo, ti faccio vedere una cosa. Allora, voi pensate alla borsa a tracolla, ma io non ho la borsa a tracolla, ne ho un'altra, ho questa borsa, che non è a tracolla, ma abbiamo la borsa dei Master, perché dentro c'è veramente anche Gesù Cristo. Questa borsa qua, che vi faccio vedere con anche sto zoom, che ha i loghini qui, tutto personalizzato, la scritta Intel, il logo qua. Questa è una borsa per i Master, questa roba qua, cioè Master, per gli appassionati di GDR. Aspetta, che vi faccio vedere. Allora, questa qua però non è in produzione attualmente, ok? Perché, allora, qua dentro ci puoi mettere anche le miniature. Aspetta, faccio vedere. Porca puttana. Qua dentro ci potete mettere le miniature di Warhammer, tipo, vedete? Questa qua, il problema, ragazzi, non è in produzione, perché ovviamente ha un costo. Quello, a me non piace andare dalle persone a dire... Abbiamo questi prodotti qua, paga sgancia, qua tipo c'è il porta borracce, porta tutto, insomma c'è porta Gesù, insomma questa borsa qua purtroppo andrebbe a costare parecchio, cioè questa roba qua bisognerebbe venderla a circa un centinaio di euro, perché la produzione di questo genere di borse costa tanto di base. Venderebbero anche l'aria, ma lo farebbero in modo convincente che compreste subito. Perché purtroppo questi borsoni qua sono fatti, sono atipici, cioè non è come fa uno zaino che c'ha un layout suo, eccetera. Sono borse che ovviamente hanno una certa richiesta da un punto di vista di proprio di manufattura. Vedete, c'hanno le, come si chiama, le tasche sui lati, le cose così, cioè ci sta parecchia roba, ci sono borse di tasche ovunque. È proprio una borsa fatta per il gioco. Per il GDR. Sono tasche dappertutto, vi giuro, sta roba qua. Quindi, purtroppo, costerebbe circa un centinaio di euro. Quello è. Quindi, lo zaino non è uno zaino normale. Allora, è abbastanza uno zaino normale questo qua. All'interno però parecchie tasche. Ci puoi portare il portatile, c'hai la taschetta secondaria per le robe, c'è il porta laptop. Hai all'interno anche lo spazio. Questo qua, non so se si vede, qua esce fuori il cavo USB che c'è all'interno. Questo cavetto qua, che è incluso nello zaino, vedete che ha... questa sorta di finalino così, questo esce fuori da quest'area qua, perché tu lo puoi utilizzare per il caricabatterie, quindi oppure ci metti proprio degli attacchi USB che escono fuori, c'ha il portavivande eccetera, e gli attacchi qui sono magnetici, c'ha questa robetta qui che praticamente va a incastrarsi qua, quindi si attacca, vedete. E scusate ragazzi, me lo state chiedendo voi, io poi mi imbarazzo a queste cose. Mazzo 2023! Dato il costo di produzione, ma penso chi lo comprerebbe. No, ma infatti il problema per questo genere di borse, come quella del Master, che alla produzione vengono richiesti grossi numeri, tipo 300 modelli da fare. Il problema è che 300 modelli, produrli, ragazzi, ti costa 10.000 euro, cioè non è che ti costa 2 lire. Quindi io dovrei produrli a 10.000 euro, farli arrivare qua, venderli tutti e 300 per rientrare non solo dei costi, ovviamente guadagnarci sopra. In linea di massima significherebbe venderne circa
100 euro a modello, e quindi voi mi direte, cazzo, cioè 100 euro è tanto, ma me ne rendo conto, per questo non l'abbiamo ancora prodotta. Questa è una demo che vi dirò, questa demo qua che avete visto mi è costata 238 euro per produrle una sola, perché purtroppo sono le spedizioni che vengono a costare. Quindi il fatto che io vi posso dire anche, sì, figo, le produciamo, però uno, non mi va di andare dalle persone a dire dammi 100 euro questa borsa qua, è una cosa proprio mia etica. Magari in futuro succederà, quando avremo una base più stabile per poter dire ok, abbiamo capito che c'è un tipo di mercato, le persone sono pronte a, e allora potremo capire. Però ora come ora abbiamo già tante cose che a mio avviso possono anche essere estremamente utili, tipo la borraccia, uno magari si porta l'acqua in fiera in estate, lo zaino perché ti compri le cose e te lo porti dietro, la birra perché è una bevanda, eccetera, che ritengo essere più anche... più gustose, no, da avere, possedere nel momento in cui tu vai a una fiera. La zaino del master, sì, è fichissimo, è bello, ma è anche molto settoriale, capite? Intendevo una borsa tracolla da viaggio, no, da master. Sì, sì, allora, la borsa tracolla, ci abbiamo pensato, in realtà abbiamo parlato, non mi sono ancora adoperato per lavorarci su, però è vero, la borsa tracolla sarebbe una cosa fica. Vi terrò aggiornati. No? Vi terrò aggiornati. Se trovo dei modelli, delle cosette belle, poi io ogni tanto anche sul mio canale Twitch, su Dangerisk, faccio le anteprime di alcune cose proprio per condividere qualche news, appunto perché un canale è un pochino meno in vista, però faccio vedere a volte le cose sui processi produttivi, robette così. Cosa sei per il Power Bank? Nice, sì, 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 ci sta. Avendo carta bianca per un prodotto da vendere nello store, cosa vorresti far produrre? Manuale d'ambientazione di Luxastro. No, Matteo, allora, noi vogliamo prima concludere questo Kickstarter, perché ci sembra giusto come minimo, dopo il supporto che ci avete dato, allucinante, prima consegnarvi tutte le cose che vi dobbiamo consegnare con il Kickstarter. Poi, magari in futuro, se i tempi saranno maturi, potremmo magari proporre un altro Kickstarter per un progetto che però appunto vogliamo... cioè rendere tale da giustificare un Kickstarter. Cioè io ci tengo, ragazzi, alla trasparenza, non... No, esatto, quella borsa non è una domanda così ampia, è vero, infatti dove che la puoi vendere? Magari nelle fiere in cui c'è protagonista proprio il gioco di ruolo, il gioco da tavolo, che so, la fiera di Warhammer, cose del genere. Chi vi segue che è anche abituato a costi alti, basta pensare ai manuali di D&D che non costano pochino le miniature. No, ma è vero, Fubuki, ma infatti, grande Fubuki, infatti me ne rendo conto, ma infatti ragazzi ce ne rendiamo conto, però vi dirò, non abbiamo fretta, tempo al tempo per queste cose qua, quindi vorremmo prima appunto... vedere anche come vanno le cose, le vendite in generale, e capire cosa fare. Verrete nel mini comics? No, ragazzi, è molto probabile che la prossima fiera a cui presenzieremo sarà il Lucca. Forse qualcosina a settembre, ma è molto probabile che la prossima sarà Lucca. In futuro posso prendere gli aerei di bordo? Allora, non a questo giro, credo. Forse in futuro faremo un'edizione aggiornata nuova, però dedicata alla vendita, ma non è cosa che accadrà a breve, se dovesse essere. Comunque, stiamo parlando del Summer Game Fest, scusate, sto divagando. Summer Game Fest, ci sono state anche ovviamente altre presentazioni, tra cui Callisto Protocol. Non so se conoscete Callisto Protocol, ne abbiamo parlato all'inizio di questa live, è letteralmente l'erede spirituale di Dead Space. Perché l'erede spirituale? Perché è sviluppato dagli stessi produttori, coloro che hanno fatto con tanto cuore e amore il primo Dead Space, ed è considerato uno dei primissimi titoli quadrupla A. Quadrupla. E mi domando, ma che cazzo vuol dire quadrupla A? Lo devono capire ancora loro. Mi è sembrato interessante, ovviamente a livello di atmosfere, se tu fai Dead Space sei un mago dello space horror, no? Ok, sei... L'unica cosa che per quanto sia fico, eccetera, a me è sembrato proprio di vedere Dead Space, cioè, nel senso, è proprio Dead Space, perché quello è, nel senso, abbiamo le stesse armi che tagliano i nemici, abbiamo la vita col contatore sul colletto, le armature sono quelle, l'ambientazione è quella, i corpi dei nemici zombificati alla fine diventano un po' questi necromorfi, cioè, a me pare proprio Dead Space. Quindi non lo so, però sono curioso di provarlo, perché il sistema di combattimento ovviamente è figo, è anche rodato, è un po' pieno della loro esperienza. Quindi stiamo a vedere un pochino che cos'è. L'unica roba che vorrei capire a tutti gli effetti, che cosa cazzo è una quadrupla A? Cioè, se è solo un modo per spillare più soldi mi fa un po' incazzare. Se perché a tutti gli effetti è un gioco che mi porta ad avere un'esperienza più bella, più immersiva, più ricca,
non lo so, cerchiamo di capirlo. Sta di fatto che ormai sembra palese che si stiano spostando verso l'aumento dei costi di almeno $10, che ovviamente in Europa diventeranno magicamente 10 euro per la vendita dei giochi. Quindi le versioni base dei giochi non costeranno più $70 o 70 euro, ma costeranno $80 o 80 euro. Grazie Jack Jakey per l'abbonamientos. Non lo so, la quarta sta per Hats, probabile, perché addirittura, pensate un po', il nuovo titolo Ubisoft, che sembra morto ma a quanto pare in sviluppo, Skull and Bones, è stato annunciato come un titolo quadrupla A. E sinceramente, vedendo il gameplay leccato, a me va un po' cagà. Cioè, nel senso, hanno preso Assassin's Creed Black Flag, hanno tolto tutto tranne i combattimenti marittimi, quindi è un po' strambo. Ecco, l'unica cosa che mi infastidisce un pochino, se posso dire la mia, dal punto di vista delle proposte videoludiche su questi prezzi, è che comunque continuano a monetizzare pesantemente sui vari Battle Pass e compagnia, i blueprint per Modern Warfare, il costo appunto dei pacchetti di estetica, roba del genere. Cosa ne pensate degli indie annunciati in questo Summer Game Fest? Le grandi case ormai stanno andando quasi tutte verso il farò un evento mio con Blackjack e Squillo di Lusso, e penso che l'incentivare molte case indie ad investire e presentare il loro prodotto alla Nintendo Indie Direct ne gioverebbero questi eventi. Tu cosa ne pensi? Beh, allora, è un pochino quello che fa, cioè gli eventi a sé stanti sono un pochino le cose che fa anche Devolver Digital da tempo, durante le E3. Il fatto è che gli indie sono quello che appunto sono, cioè degli indie che hanno degli exploit a volte e che però in qualche modo finiscono sempre per essere messi da parte dal mondo mainstream. Allora, o fai veramente un botto che tu non puoi ignorare, come è stato coso, cazzo mi è sfuggito il nome, scusate, dai, quelli che hanno portato anche dal Papa con la musica, scusate, fatemi, aiutatemi, adesso so che me lo scrivete in chat, che l'hanno parlato anche dal Papa, Undertale, esatto, scusate, o diventano appunto gli indie come Undertale, come The Binding of Isaac, come, come si chiama, Hotline Miami, roba del genere, che bene o male le testate mainstream sono costrette a doverne parlare, perché non puoi ignorare, o altrimenti rischi appunto di fare quel tot di vendite destinate a un pubblico che ancora oggi, diciamo, parla di questi giochi grazie al passaparola. E quindi il problema sta là, ragazzi. Purtroppo, oggigiorno gli indie hanno sì bisogno magari della loro realtà, forse sì, vengono a volte inseriti in questi contesti come appunto le grandi fiere di presentazione dei grossi titoli, sì, perché gli indie in generale come concetto fa parte proprio dell'industria videoludica in toto, cioè fa parte proprio, ora parliamo di, cosa ne so, il nuovo FIFA 2023 e poi parliamo degli indie, perché ormai gli indie devono esserci, anche perché gli indie sono dove nascono le idee vincenti a volte, dove nascono le idee nuove. Nascono ad esempio Tunic, abbiamo visto Death's Door, ma lo stesso Hades, se ci pensate, che a mio avviso è uno dei capolavori fichissimi, Hades alla fine è un indie che fa il verso a titoli come The Binding of Isaac. Poi ovviamente è diventato un titolo così importante, così grande, che è stato premiato in ogni modo, ma Hades è veramente una cosa, una perla, insomma. Tuttavia non riescono questi giochi ad essere importanti secondo i giornali, secondo i grossi streamer eccetera, come i titoli AAA. Hollow Knight, sì, no, ma ne abbiamo un botto, ragazzi, a dire il vero, di titoli che possono essere considerati da noi come utenti in maniera molto romantica AAA, ma che poi non sono lo stesso, Ori and the Blind Forest, Will of the Wisps, sono titoli che alla fine Microsoft ha preso da degli sviluppatori, come un Ravel fu al tempo, hanno detto questa roba è una ficata, li hanno presi, sono considerabili titoli nel mondo AAA attualmente, giochi come Ori, sì, ma alla fine la gente continua a giocare a CSGO. Comunque, secondo te sarà annunciato Dragon's Dogma 2? Ho un dubbio. Dragon's Dogma 2 non lo so, ragazzi. Non lo so. È stato veramente un capitolo molto molto bellino. Però sarebbe un po', non lo so, come sperare in cose in Scalebound, praticamente. Tuttavia è stato annunciato anche la Boss Factory di Saints Row. E Saints Row sono un po' spaventato, ragazzi, perché per quanto sia intrigato a un nuovo titolo Saints Row dopo Agents of Mayhem, io non ho grande fiducia, ma anche dopo Saints Row 4. Questo è una sorta di reboot, remake, non l'abbiamo capito che cosa. E a mio avviso una cosa devono fare nella casa di sviluppo di Saints Row.
licenziare il reparto marketing perché hanno fallito miseramente, mannaggia loro, nel comunicare a tutti gli effetti la bontà del titolo. Perché quando venne rilasciato il primo trailer, purtroppo non fu chiaro niente, se non le loro scuse dopo nei tweet a seguire dal rilascio, dove spiegavano che, ah sì, però l'editor ci sarà, ah sì, ma si farà casino, ah sì, ma la trama ci sarà, cioè, no, raga, no. Numero 18 con il numero che viene prima più 1 e quello che viene dopo meno. Ok. Quello che viene dopo meno 1. Ok, hai visto la WWDC 2022 di Apple? Pare che tra un po' i Mac saranno buone piattaforme di gaming. Cosa ne pensi? Ho visto già gente dire che gaming sul Mac è inutile. Allora, il problema è questo, ragazzi. Secondo voi, se voi spendete 1000 euro in un Mac, cioè avete voglia di videogiocarci? Non lo so, perché a mio avviso Mac, che ormai non lo considero più un computer, il Mac è uno status symbol, cioè... Il Mac in generale, no, non il tizio, cioè nel senso, chi lo usa il Mac principalmente? Lo usano coloro che lavorano, coloro che non hanno sbatti, coloro che devono anche seguire un trend in generale, perché in generale il mondo della Apple è una casa che ha creato uno status symbol, raga, non è più una cosa che tu usi a casa per utilità, è uno status simbolo. Perché chi usa il Mac, al massimo ci usa AutoCAD, ci usa Photoshop, ci guarda le foto, ci fa le call, basta. Cioè, che cazzo lo usi a fare un Mac? Cosa ci fai? La programmazione, l'audio, io l'ho usato un Mac in studio di registrazione, e io ti voglio vedere quando non ti funziona un plugin, che cazzo fai? Però vabbè, a parte questo, in generale... è uno status symbol, ragazzi. I telefoni costano quanto un computer, i computer costano quanto un'astronave, e se tu vuoi un Mac Pro costa quanto un'automobile. Quindi sinceramente, cosa ci puoi fare? Lodovico, madonna, grazie mille per il raidino qua durante il TG Roblo, un salutone a Lodovico, che poi mi faccio uno shout out al buon Lodovico. Grande Lodo, guarda quanto flash proprio visivo. Apple non riesce a fare un telefono che non duri tot mesi senza rovinarsi, come cavolo fanno? Ma il fatto è che comunque è innegabile che gli iPhone siano ottimi telefoni, ma perché hanno tecnologie proprietarie. Mac costa tanto perché ha tecnologia proprietaria, perché non è che c'è un vero competitor, cioè non è che tu hai Apple e hai qualcuno che ha un sistema simile ad Apple. Hai il mondo Apple, che è un pianeta a sé stante, e poi c'hai tutto il mondo PC, il mondo Android, che è un'altra cosa, cioè si affaccia a un altro tipo di branca di utenti. Quindi anche queste guerre, no, che vengono fatte tra il mondo Apple, il mondo PC, il mondo Android, sono stupide. Sono cose stupide, perché allo stesso tempo, come tu puoi fare alcune cose nel mondo Apple, non le puoi fare in Android e viceversa, è uguale per il mondo del personal computer, quindi della tastiera, cassone e monitor. Tu utilizzi un Mac per alcune cose, e le domande spesso, domande e risposte con chi utilizza ambienti Apple e roba del genere, sono sempre gli stessi. Che fai? Perché hai speso così tanti soldi per un Mac? Perché non c'ho sbatta, che non ha errori, non hai virus? Le domande per me sono queste, no? Perché ha le app compatibili, eccetera. Però chi è che usa PC? Chi invece ha voglia di avere tante cose, gli open source, chi ha voglia di mettere mano ai videogiochi, eccetera. Poi ovviamente arriva il nerd, io uso Linux, sti cazzi Linux. Comunque in generale sono guerre inutili, stupide. Ci sono esigenze, ci sono preferenze, ci sono utilità, o c'è semplicemente chi ha i denari. Tutto qui, quindi quello è. Però io che voglio giocare a Tarkov, di certo non lo faccio su Mac. Soprattutto sui Mac odierni, che per avere un Mac che probabilmente arriva alla potenza di un PC normale devo spendere circa 40.000 euro, però quello è un altro discorso. Prima del discorso per i Mac, sì, ma piano piano comunque arriveremo, ragazzi, in un ecosistema in cui potremo avere dei Mac che montano delle Nvidia GTX, delle GeForce, eccetera, delle RTX, che possono competere un pochino con gli attuali PC da gaming. Perché il problema, ragazzi, è uno, cioè il PC da gaming comunque te lo fai anche con 1.000 euro. Ok, cioè te lo puoi fare in qualche modo. Un Mac no. Cioè, tu c'hai voglia di spenderti 5.000 euro per un computer, per un personal computer che è simile a ciò che puoi avere spendendo 1.000 oppure 900 euro? Non credo. Non lo so. Anche lì dipende da cosa te ne fai. Dal punto di vista informatico ha un suo sistema operativo, un proprio linguaggio, un proprio plugin, è una cosa che mi dà... Sì, ma infatti questo è quello che dicevo all'inizio, il fatto che Apple ha la sua tecnologia, ha le sue proprietà, è un po' come dire la PlayStation, perché i giochi di PlayStation non stanno su PC? Perché sono infrastrutture completamente diverse, cioè sono proprio altre cose. Però vabbè,
Comunque, per motivi grafici di programmazione su iOS ho sentito la necessità di farmi un fisso Windows. Mi hai detto, aspetta un secondo. In più aggiungo che se un lavoro usi Windows non ti conviene prendere un Mac. Fra parentesi, è una bella che il Mac non prenda virus. È una balla, no, ma infatti lo so. Sono quelle cose che ti insegnano a dire quando c'è da giustificare una spesa enorme. Oh, ma ho visto che c'era John Michael. Ciao John Michael, come stai? Vengo fucilato se dico che l'unica cosa davvero bella di ieri del Summer Game Fest era la presentazione della Devolver Digital, ma non era integrata nel Summer Game Fest. Vabbè, Devolver Digital, ragazzi, siamo abituati ormai che fa le sue presentazioni e sono devastanti. Devolver è una delle poche case che fa, non dico cherry picking, però propone sempre dei giochi indie interessanti che a mio avviso vale la pena appunto seguire e scoprire. Tuttavia, durante il Summer Game Fest, e ieri stavo guardando un pochino i titoli presentati, volevo citare un altro paio di titoli prima appunto di salutarci. Allora, il Summer Game Fest è comunque stato un po' ghiotto anche per noi che, meno male, semplicemente siamo incuriositi e appassionati di videogiochi in toto. C'erano alcuni titoli che mi interessavano. No, io non voglio la lista così, voglio solo i nomi, perché voglio un attimino refreshare anche il mio cervello, ragazzi, scusate, ma avevo visto alcune cose. Scusate, vado un attimo su YouTube così faccio prima. È vero che poi questi giorni qua, mi pare domani esce il nuovo film di Dragon Ball, se non ricordo male. Comunque c'è ancora Sonic Frontiers che cerca di smarcarsi, cosa molto... Ah, ecco, c'è The Quarry, da, se non sbaglio, da Quantic Dream, se non sbaglio, viene fatta. O da Quantic Dream, degli stessi che hanno fatto... ok, quello del Wendigo. Vedete che mi sfuggono i nomi a distanza. È stato annunciato un nuovo DLC di Warframe, che sinceramente sono molto indietro con Warframe, ragazzi, sono estremamente indietro. Troppo, troppo indietro. Neon White, interessante, è stato mostrato il primo trailer di Soul Hackers 2, anche, interessante pure quello. Ecco, c'è stato il gameplay di Gotham Knights con Nightwing, che ho guardato. Purtroppo Gotham Knights attualmente è in una situazione un pochino di stallo dal punto di vista dei pareri di Until Dawn, grazie, scusate, dei pareri degli utenti. Sì, no ragazzi, non è oggi che dimentico tutto, in questi giorni qua, vi giuro, contro la quantità di cose che ho da fare, mi sto dimenticando veramente ogni roba. Gotham Knights purtroppo ha fatto storcere un po' il naso agli utenti, non ai livelli di Sonic Frontiers, sia chiaro, però il sistema di combattimento non sembra essere pulito come quelli di Batman Arkham. E vi dirò, io a questa cosa ci ho pensato tempo fa, perché ho detto, cavolo, in Gotham Knights noi andiamo a giocare addirittura in 4, quindi tu per riuscire a far giocare e coadiuvare 4 giocatori devi creare sicuramente delle zone franche nei combat, e infatti è quello che sta succedendo. Quindi si paga stavolta? No, è un'espansione nuova di Warframe in generale, come è sempre stato. È stato mostrato il deludentissimo Aliens Dark Descent. Io sono un grande fan della saga di Alien e di Predator, ragazzi, io sono innamorato di Alien 1, Alien 2. In un Alien 5 di Blomkamp che purtroppo non vedremo mai arrivare. È stato presentato Dark Descent con un'interessantissima intro in cinematica e poi mi mostri un cazzo di sparatutto isometrico. Ma tua mamma bagassa, comunque, vabbè, lasciamo perdere. Street Fighter 6, mostrato il combattimento di Guile finalmente. Street Fighter 6 è sempre interessante, colorato, ovviamente vediamo un'evoluzione di quello che è il 5. La gente sta guardando il World Hub, se non sbaglio, che sarà un hub dove potremo combattere appunto in multiplayer. Però abbiamo visto Guile picchiare l'avversario, che si chiama Jake Cole, non ricordo. E vediamo un po'. Eden Chronicles e Chain Echoes, no, questo non lo so, Prometeo. Sembra interessante con questi Street Fighter 6. Sono stati mostrati anche altri titoli che sono passati un pochino più in sordina, ragazzi. Ce n'era uno che fa un po' il verso a Callisto Protocol, Fort Solis, che sembra un horror thriller sempre ambientato nello spazio. Se non sbaglio, Fort Solis dovrebbe essere tipo ambientato su Marte, se non ricordo male. C'è anche Routine, che non lo so, è passato così, l'ho guardato, nulla di che. Witchfire, di cui ho parlato appunto all'inizio, io prego sia veramente un buon gioco di Witchfire, mi ci vorrei veramente fiondare. Stormgate, il DLC anche di Outriders, World Slayer, che Outriders ha avuto un piccolo picco di interesse, è un gioco, immaginatevi, prendete Gears of War, fatene un po' un MMO, FPS, third person shooter, però non ha avuto questo grande successo. Interessante la personalizzazione delle armi qui in Outriders. God Simulator 3, vabbè, vorrei stendere un velo pietoso perché God Simulator può essere divertente all'inizio, però per arrivare a fare un terzo capitolo dove mi fai l'intro prendendo in giro Dead Island 2, no, cioè è veramente Ragdoll Fest, no grazie. Star Rail con... Ah, Honkai Star Rail, ok, Honkai che praticamente sempre fa parte di
MiYoYo, il creatore di Genshin Impact e Honkai Impact 3D, hanno fatto Star Rail, che è Honkai Star Rail, quindi hanno un sacco di soldi, quindi possono permettersi queste cose. Il nuovo trailer di Cuphead, finalmente, questo DLC pare arrivare. Il seguito di Layer of Fear, cioè Layers of Fears, finalmente, un altro horror psicologico. Li sto recuperando perché l'ho guardato ieri. Super People, che ho veramente balzato a pie pari, ragazzi, perché è dagli sviluppatori di PUBG. Basta, Battle Royale, basta, Super People, basta, vi prego. Saints Row Boss Factory, l'editor dei PG di Saints Row. Per quanto ci siano tante cose, pare addirittura un po' limitato. Perché? Perché mi state facendo questo? Perché, porca Eva? Ok, comunque, altre cose da segnalare. C'è Nightingale, interessantissimo Nightingale come concept, mi piace non poco, andate a recuperarvelo. Poi altre cose che mi hanno intrigato così a botta, sinceramente, ne abbiamo già parlato, a parte Last of Us 1 e Modern Warfare 2, Witchfire e compagnia cantando. Insomma, è stato carino il Summer Game Fest, sì, ma sono curioso ancora di poter mettere mano a questi giochi, ragazzi. Comunque, siamo arrivati all'ora funesta e vi dirò di più, dovrebbe esserci attualmente in ballo la nostra Giulia. Vediamo un po' se io qui... Giulia, se non sbaglio, è in live, ragazzi, ma lo dite perché oggi è il suo compleanno, quindi magari organizziamo un bel raidino a Giulia, che così le facciamo gli auguri di compleanno. Fatemelo vedere perché io qua non ho il coso settato... Ok, sì, la nostra Giulia è in live, quindi prepariamo un raid a Giulia, ragazzi, che è importantissima questa cosa qua. Allora. Quindi, mentre io preparo il raiding dei raidoni alla nostra Biccio Cobarde, che è attualmente in live per il suo compleanno in maratona, ovviamente hashtag auguri, e noi ci vediamo con il TG Rob ovviamente venerdì prossimo, se non esplodono i pianeti comunque, mentre per gli appuntamenti, adesso questa domenica facciamo uscire il calendario appunto su Instagram, vi ricordo che da lunedì ricomincia la nostra programmazione e non perdetevi l'appuntamento ovviamente di martedì sera alle 21, perché saremo live con la seconda puntata di Elder Scrolls Online, le avventure, cioè Legacy of Bretons, con appunto Hi Hi, l'avventura nostra con la banda strampalata, quindi abbiamo visto che anche il Rapload vi è piaciuto tanto sul secondo canale di Intel TV, e noi ragazzi ci vediamo presto, quindi chi mi volesse seguire questo pomeriggio mi trovate in live su twitch.tv/tangerisk, stasera faremo appunto un pochino di partite su The Cycle Frontier se volete vedere un nuovo looter shooter. Ragazzi, grazie alla compagnia, io vi lascio in compagnia di Giulia, hashtag auguri, mi raccomando, e nulla, vado in chiusura, ciao belli!